Buongiorno, oggi è martedì dell'8 gennaio del 2019. Ieri ho fatto un video dove ho detto che era il 7 novembre. A volte con le date mi confondo, a volte escono dalla bocca delle date che in realtà non sono vere. Quindi oggi è martedì dell'8 gennaio del 2019 e vorrei leggere alcune parole che sono tratte da quella che viene definita la preghiera sacerdotale di Gesù, la troviamo in Giovanni al capitolo 17. Vorrei leggere un paio di versi dal versetto 20 al versetto 23 in maniera particolare. Scritto così: Ora io non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola, affinché siano tutti uno come tu, o Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi uno in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. E io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io sono in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Vorrei parlarvi dello scopo della gloria. Ci sono tante definizioni oggi in giro su quello che descrivono in realtà che cosa è la gloria, cosa sia la gloria, ma stamattina vorrei parlarvi non tanto di cosa è la gloria, ma a cosa serve. Quindi qualunque cosa sia la gloria, qualunque sia la spiegazione che noi possiamo dare, il suo scopo, il suo fine è soltanto uno, e vorrei rileggere il versetto 22. Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me affinché siano uno come noi siamo uno. Quindi qualunque sia la definizione che tu ed io possiamo dare della gloria, sicuramente possiamo dare definizioni diverse perché veniamo da realtà, da culture, da insegnamenti diversi, e ci sta, è chiaro che ogni background, ogni nostro passato, ogni luogo dove siamo cresciuti e ci siamo sviluppati culturalmente, socialmente e spiritualmente anche, ci ha dato un significato a delle parole diverse. Ma una cosa è certa, Gesù definisce in maniera chiara e assoluta lo scopo della gloria. Nell'ambiente carismatico molto spesso si usa questa parola per definire il movimento di Dio, quindi a volte si dice abbiamo visto la gloria di Dio, come per dire abbiamo visto tante persone essere toccate dalla presenza di Dio, oppure persone guarite, persone liberate, riempite di Spirito Santo, persone che cambiano la loro vita o che sono state toccate in maniera drammatica, in un momento particolare, durante una riunione, durante un periodo. Possiamo dire quest'anno, l'anno scorso veramente ho visto la gloria di Dio, oppure quest'anno io vedrò la gloria di Dio. Ma a parte il concetto e la definizione che tutti noi possiamo avere della gloria, non c'è dubbio che lo scopo della gloria è soltanto uno. Il versetto 22 lo voglio rileggere. Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me affinché siano uno come noi siamo uno. Gesù stava pregando il Padre. E come dicevo poco fa, nell'ambiente tendenzialmente carismatico si usa la gloria per affermare un momento particolare, un evento straordinario, oppure per dare credito magari ad una corrente, per dare credito ad un ministerio, ad un uomo in particolare, ad una comunità, ad una denominazione, eccetera, eccetera, dove possiamo dire attraverso quell'uomo veramente si manifesta la gloria di Dio, oppure nella nostra comunità realmente sperimentiamo la gloria di Dio, oppure in quel campeggio, in quel concerto, eccetera, eccetera. E noi associamo la gloria a eventi, a persone, a luoghi, a riunioni, eccetera, eccetera. Ma Gesù sta rivelandoci qualcosa di straordinario. La gloria non serve per esaltare un momento, per esaltare un uomo, per esaltare una comunità, per esaltare una denominazione o qualunque altra cosa. La gloria di Dio ha solo ed esclusivamente uno scopo, affinché siano uno. Se la gloria che noi stiamo affermando, che noi stiamo decantando, che noi stiamo
osteggiando in maniera plateale, non porta realmente all'unità, non tra i cristiani, non tra le persone che credono, ma all'unità tra le persone. Questa gloria in realtà è soltanto spettacolo, è soltanto un momento bello, un momento straordinario, sono soltanto momenti che rimarranno momenti. Ma questa gloria ci permette, quella di cui Gesù parla, ci permette di entrare in maniera più particolare nel cuore del Padre. Il versetto 23 dice: io sono in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità, che è lo scopo della gloria, ok? Affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. La gloria di Dio, se non rivela l'amore del Padre, se non rivela la grazia, se non rivela l'amore incondizionato, la sua misericordia, non è gloria, è qualcos'altro, ma non è gloria. Possiamo definirla in tanti altri modi, ma non possiamo definirla gloria. La gloria di cui Gesù ha parlato porta unità, porta inclusione, non porta esclusione. Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me affinché siano uno. Noi possiamo definire realmente la gloria di Dio quella cosa che ci permette di stare insieme. E non è l'amore all'interno di una comunità, perché è troppo facile. Non è l'amore all'interno di una denominazione o di una determinata corrente, troppo semplice. Non è l'amore durante un evento, durante un particolare momento dove Dio sta toccando le persone. No, quello è qualcosa che è molto riproducibile ed è qualcosa che si ripete continuamente, costantemente, in tutte le parti del mondo. Se magari tu pensi che Dio lo stia facendo nella tua comunità, sappi che Dio lo sta facendo anche nella comunità accanto alla tua. Se tu pensi che Dio lo stia facendo nella tua denominazione, nel tuo movimento, non preoccuparti, Dio lo sta facendo anche in un altro movimento, Dio lo sta facendo dappertutto nel mondo. Ma se quella gloria che noi decantiamo non porta unità, non tra i cristiani, unità tra le persone, dove le persone possono comprendere sempre di più che lui ama le persone nello stesso modo in cui ama Gesù. Versetto 23: affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me, affinché il mondo conosca e sappia che li hai amati come hai amato me. Dio ha tanto amato il mondo come ama ancora suo figlio Gesù. Dio ama le persone che tu odi, o Dio ama le persone che magari ti stanno sullo stomaco. Dio ama i tuoi nemici, Dio ama quelli che non ti amano, Dio ama quelli che tu non ami. Dio ama ogni singola persona come il suo figlio Gesù. Se la gloria di Dio non serve ad aprire i nostri occhi, a farci vedere la profondità del cuore del Padre, possiamo chiamarla in mille modi, ma non possiamo e non dovremmo mai chiamarla gloria in realtà. La gloria porta unità, la gloria porta unione, porta inclusione, l'unione porta un'atmosfera di famiglia. L'amore, la gloria porta tutto quello che ha portato Gesù. Gesù ha incarnato la gloria di Dio. E quando Gesù camminava, le persone in un modo soprannaturale si sentivano parte di una famiglia, si sentivano parte del Padre, si sentivano amati, accolti, accettati, perdonati e destinati a qualcosa di grande. A questo serve la gloria. Quindi, qualunque sia la definizione che tu ed io possiamo dare, se la gloria non porta questo risultato, allora non è gloria. Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me affinché siano uno come noi siamo uno, che la gloria di Dio in questo giorno possa lavorare nelle nostre vite e attraverso le nostre vite. Una buona giornata.